Allora, Vasco Vascotto, buongiorno. Dopo questa scorpacciata di Coppa America e Nuova Zelanda, sei di nuovo in Italia da qualche mese. Che stai facendo? Beh, sto facendo un po' di regate e questa è una fortuna, visto che fino all'anno scorso purtroppo in Italia erano tutti chiusi in casa, quindi abbastanza fortunato ad aver passato un buon periodo, diciamo, Covid-free praticamente in Nuova Zelanda. Adesso sono in Europa facendo un po' di regate sia con il TP sia con lo Swan 50 e adesso appunto sto partendo per Porto Cervo proprio fra qualche minuto per aggregarmi all'equipaggio di Cannonball. Quindi ora sei, insomma, ora ce lo puoi dire, insomma, un ruolo attivo finalmente in Coppa America. Avevi un bellissimo ruolo di coach, però forse tornare in barca con un ruolo più attivo ti stai divertendo. Ora ce lo puoi dire, insomma, com'è la realtà dei fatti? Ma diciamo che assolutamente stare in mare a regatare e l'adrenalina della regata è qualcosa che per uno che è vissuto in questo ambiente per un sacco di anni facendo 250 giorni di regata all'anno è qualcosa che è molto più bello, diciamo, che magari ogni tanto prendere degli schizzi nel gommone. Però l'esperienza di Luna Rossa è stata un'esperienza eccezionale dove appunto, al di là del coach, comunque ho imparato un sacco di cose. Avevo la responsabilità, fra l'altro, diciamo, con il settore delle vele, quindi è stata assolutamente una coppa in questo senso molto, molto gratificante. Senti, l'anno scorso ci siamo collegati con te che eri in Nuova Zelanda dallo studio che avevamo in Piazza dell'Unità. Tu non potevi partecipare alla Barcolana. Quest'anno Barcolana 53, il 10 ottobre, giorno del tuo compleanno. Ci sarai? Non ci sarai? Insomma, una giornata molto speciale per te. Devo capire un attimo perché in teoria proprio abbiamo il campionato dello Swan 50 in quel periodo, il mondiale, una regata molto molto importante per il team di Brno Henosek, quindi vediamo se riesco a fare una scappata proprio in giornata, anche se devo dire la verità, la vedo molto molto dura. Però diciamo che la festa della Barcolana è un qualcosa che si può vivere bene anche a distanza e speriamo che, come sempre, la città faccia un figurone perché è una manifestazione più unica che rara. Senti, invece, tanti impegni, dici qualcosa, Coppa America, cosa Luna Rossa, sei dentro, sei fuori, cosa state facendo? Questi sono giorni molto importanti, uno pensa sempre alle regate, alla sfida e poi sono giorni anche qui molto importanti poi per l'esito di una sfida di Coppa. Ma guarda, hai detto bene, diciamo innanzitutto i miei rapporti con Luna Rossa, chiamiamola così, sono non buoni, sono ottimi, eccezionali, abbiamo passato 3 anni splendidi assieme e quindi di conseguenza c'è la volontà comunque di darsi una mano. Poi realmente la Coppa non si sa cosa sta succedendo, mi sembra che il 17, 15, 17 di settembre forse si saprà qualcosa di più. E da là si potrà pensare di programmare. Sicuramente i designer sono già stati in buona parte bloccati, quindi stanno già lavorando. Max e Gillo sono al lavoro per formare un team di nuovo all'altezza per provare questa volta a portarla a casa. Questa volta rispetto all'altra ci sarà un po' di esperienza in più perché comunque se le barche, qualora le barche rimanessero le stesse, abbiamo imparato a capire questi attrezzi, quindi diciamo che ci sono buone possibilità che Luna Rossa vada avanti e che sia protagonista. Poi, se servirà una mano, in qualche maniera ci sarò. Allora Vasco, insomma, ti lasciamo andare alle tue regate di questi giorni, ti ringraziamo per questo momento che ci hai dedicato, buon viaggio. Ciao Andrea, ciao, buona giornata a tutti.